Nuovi panzerottini integrali Florigel. Il gusto della prima volta. www.florigel.it. Io sono Alessandro. Io sono Angela. Allora, siamo venuti qui praticamente col gruppo di tutt'altro, di giornalismo, per fare un'intervista ai giocatori dell'Andria. Praticamente, per prepararci a questa intervista, abbiamo utilizzato alcune immagini dove abbiamo scritto le domande. Ogni immagine corrisponde praticamente a un tema, tipo il cane corrisponde allo stile, Einstein corrisponde alla cultura. Una persona con il punto interrogativo sulla faccia corrisponde a una domanda a caso e poi eccetera. O noi siamo venuti qui praticamente alla storia dell'Andria, qui c'è l'entrata. Adesso stiamo aspettando, saltando, che ci aprono, perché stanno facendo un programma più importante del nostro e quindi ci fanno aspettare di più. Ciao. Possiamo farti un'intervista? Certo. Scegli una foto. Cosa ti piacerebbe della tifoseria dell'Andria? Ma mi piace come sono fatti e spero che siano sempre uguali come sono adesso. E c'è stato qualche tifoso che ti ha infastidito? No, magari quando le cose non vanno tanto bene qualcuno dice un po' qualche cattiveria, ma non lo fa apposta, sarà che è nervoso, poi gli passa. E conosci qualche coro? Li ho sentiti un po' di cori, sì, li riconosco. Ce lo canti? No, non ho la voce, mi dispiace. Hai mai letto qualche frase su Einstein? Ne ho lette parecchie. E una te la ricordi? Dovrei controllare Facebook, perché sinceramente no. Posso leggertene una? Vai, certo. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Secondo te cosa significa? Che ognuno ha delle qualità e bisogna sfruttare le qualità che ha, non guardare le cose che gli mancano. C'è un momento in cui la fortuna ti ha voltato le spalle? Ma sinceramente no, magari sul momento si possa aver pensato quando le cose non andavano tanto bene, però penso di no. Questa è una domanda un po' strana, che animale vorresti essere? Ah, non ci ho mai pensato, penso un animale che non fa niente tutto il giorno, tipo un gatto. È sempre sul divano, in giro per casa. Conosci il significato dei colori dell'Andria? Il significato di quello dell'Andria no. Vuoi che te la racconto? Dimmi. Inizialmente i colori dell'Andria erano giallo e rosso. Poi, siccome il simbolo dell'Andria e della città di Andria è azzurro, hanno scelto questo colore. Ma siccome l'azzurro non si intonava bene la maglietta, hanno scelto anche il bianco. E sono venuti bene, stanno bene insieme, no? Sì. Meglio del giallo e del rosso. Sì. Cosa significa il calcio per te? Un lavoro e un divertimento, è l'unica cosa che faccio. Come quello puoi diventare educativo? Ma farlo sin da piccolo con le persone giuste, che magari ti insegnano i valori e le cose divertenti, diciamo. E nella tua carriera quale sarà il ricordo più brutto? Il ricordo più brutto penso l'anno scorso, mi sono rotto il piede, mi sono operato, sono stato fermo 4 mesi, però alla fine è passato anche quello. Penso questo, il primo. Perché? Perché era il primo anno che giocavo a calcio con i grandi, ero il più piccolo, avevo 16 anni e quindi me lo ricorderò per sempre, perché magari giocavo con quelli che avevano 30 anni. Che cosa ne pensi della moda di vestirsi tutti di nero? Ah, sinceramente io mi vesto molto normale, non seguo molto la moda, però se chi lo fa è contento, sono contento per loro. Hai dei tatuaggi? No. Perché sei contrario? No, sinceramente mi piace vederli sugli altri,
però ancora non ne ho fatti, ma non sono contrario. Devo leggerti questo proverbio. Sì. Non ce l'ho. Allora, Mazze e panne, lampard, fegge belle. Senza Mats, Amber le fighe pazze. Tu riesci a leggerlo? No, a leggerlo no, potrei provare a indovinare cosa vuol dire, ma l'unica cosa che capisco è la figlia bella e la figlia pazza, però il resto in mezzo non ci capisco niente. Allora, significa, cioè il significato letterario è mazza e pane e imparano i figli belli. Pane, senza le mazze imparano i figli pazzi, cioè che se l'amore, cioè, ci sono solo coccole e non c'è però l'educazione, le punizioni, i figli vengono pazzi. Se c'è un po' in po', vengono belli. Ci sono queste parole, sì. Di dialetto, riesci a leggere queste due? Ma ci sono delle lettere storte qui? Sì, perché si scrivono così. Come si legge questa lettera storta? Come se non ci leggi. Straccanità. No. Strashnoid. Strashnoid. Sai cosa sono? No. Quei tipo di orecchiette, quelli che vengono strisciati, ecco perché si chiamano... Ah, le orecchiette strisciate. Gli strascinati. Forse. Poi questo. Fai vedere. Tarald. Cosa possono essere? Taralli. Vedere. No. Dillo a te. Petle. Petle. Dai, Petle. Cosa ti piace mangiare dei prodotti tipici di Andria? Bah, mi piace un po' tutto. Le olive penso che le mangio tutti i giorni. Qui magari sono un po' più buone rispetto a dove abito io. E poi perché posso mangiarle a pranzo, a cena. Quando hai avuto la tua prima fidanzata? Penso all'asilo. Vabbè, ma per un giorno. Quando eri piccolo riuscivi a conciliare lo studio con lo sport? Fino a una certa età sì, quando ero piccolo come voi sì, e poi basta. Perché uno non mi piaceva, poi sono andato da casa, ero da solo a 17 anni, 16. E non mi andava, poi non c'era nessuno che mi diceva devi farlo e non lo facevo. E a che età hai scoperto la tua passione per il calcio? Ah, penso 6-7 anni. Ma c'è stato un episodio proprio che ti ha fatto innamorare di questo sport? Ma sicuramente all'inizio, perché c'erano tutti i miei amici, quindi eravamo tutti insieme. Chi è il tuo più caro amico? Ma ne ho un bel po' a casa che non vedo quasi mai, però si chiama Matteo. E c'è un nemico? Un nemico? No, magari qualcuno che mi sta meno simpatico, ma nemico no. E la persona che ti è più cara? Adesso penso alla mia fidanzata. Hai mai fatto arrabbiare tua madre? Sì. Hai fatto arrabbiare? Ti puoi raccontare cosa è successo? Ma faccio arrabbiare tutti i giorni per qualsiasi cosa, quando mi dice una cosa ne faccio un'altra e si arrabbiava, ma per niente in particolare, niente di gravissimo diciamo. Come la scuola anche? Sì, all'inizio si arrabbiava anche per la scuola, poi si è arresa anche lei. Finito. Bene. Adesso abbiamo avuto gli autografi di
calendario UNESCO più dell'Andria, il calendario dell'Andria. Questa calendaria un po' tante domande, spero di finire su Andria Live, così che è famoso la società. E domani la cosa che mi fa ridere, ho fatto 3 autografi, uno per me, uno per mio cugino, l'altro per un amico Lucas, che ho suonato dall'Andria e impazzirà quando lo darò. E invece non vedo l'ora di vedere i miei amici Michele, Antonio, che Rossi, che ho intervistato Daniele Unesco. Pensiamo che sia andata bene, bene, sì, come primo intervista, adesso sì, dobbiamo andare a casa. Bene, adesso sto stanco, sono. Okay. Lo so, ciao. Ciao. Nuovi panzerottini integrali Florigel, il gusto della prima volta. www.florigel.it